Contro le tragedie e le crisi, l'uomo ha solo uno strumento a sua disposizione, la conoscenza. Siamo andati sulla Luna, ma l'Asia resta un mistero, eppure è il centro economico del pianeta. E la sua cultura sta stravolgendo il nostro immaginario. Le immagini che abbiamo appena visto di Alberto Fasulo sono state musicate dal musicista Gabriele Roberto, musicista italiano con residenza a Tokyo, ora cittadino udinese. Quindi ancora una volta l'Est si confonde con l'Ovest e fra pochi giorni, cioè fra poche ore, noi cominceremo questo profondo viaggio di 9 giorni di immersione totale verso l'Oriente. 9 giorni di conoscenza, appunto, e di divertimento, perché divertirsi aiuta ad imparare più velocemente, perché la cultura di un paese ha senso solo nel confronto di altre culture, perché senza l'Oriente non saremmo l'Occidente di nessuno. Before I play, I would like to say this is my second time in Udine, and I'm very excited about being back here in wine country, grappa land, and and even though my family comes from Sicily, it's beautiful to be here and see all these beautiful ladies again. Oh, I love it. Anyway, I hope you recognize some of the Italian melodies I'm playing. Thank you.
da New Yorker all'inimitabile sound. Dicevo, da New Yorker all'inimitabile sound del sax tenore di Don Menza. Quindi torniamo al nostro discorso: senza l'Oriente non saremmo l'Occidente di nessuno, diceva Altan, perché è una sua frase che abbiamo ripreso qualche anno fa per una campagna che si chiamava Udine porta Oriente. Abbiamo visto un piccolo video, abbiamo ascoltato un assolo fantastico di sassofono e abbiamo appunto questa frase di Altan che ci ispira in queste nove giornate di festival. Quindi benvenuti alla 13ª edizione di Faris Film. Dunque andiamo veloci, perché volevo subito ringraziare gli ospiti che dal lontano oriente sono arrivati qui per questa serata di apertura. Iniziamo subito con un regista rock. Nel 2004 abbiamo apprezzato un suo film che si chiamava Cheka. Ora fra pochi giorni vedremo il suo nuovo lavoro cinematografico che ha il titolo di Rock and Roll, dalle Filippine, Quark Henares. Dunque, quella coreana si conferma anche quest'anno una delle grandi, delle più potenti cinematografie, una cinematografia che sforna sempre nuovi talenti. Quindi diamo il benvenuto al regista che è partito ieri da Seoul. Lui si chiama Kim Min-so ed è autore del thriller Dicevamo, l'autore e il regista del thriller che vedremo lunedì, che è Hunters, ancora dalla Corea. In questo caso abbiamo il regista del campione di incassi assoluto del 2010. Il film è The Man From Nowhere, che vedremo domani sera qui alle ore 22, e il regista è Lee Jong-bom. Facciamo un salto nel tempo, nel passato. C'era una volta il Pinkeiga, c'era una volta anche la Kokuei. Il capo di questa casa di produzione leggendaria dagli anni 50 fino ad oggi è sempre stata lei, Lady Pink. Una donna, anche se si firma con un nome maschile, una colonna portante del cinema giapponese. Quindi diamo il benvenuto a Asakura Daisuke. Accompagnata dal regista giapponese Sakamoto Rei. E signore e signori, un regista, uno sceneggiatore, un attore che, come dice il critico hongkongese nostro amico Lo Carr, è per la commedia quello che Bruce Lee è stato per le arti marziali. Michael Hoy. Thank you, Michael. I said, as Lo Carr said, that Michael Hoy is to comedy what Bruce Lee was to the martial arts. Thank you very much for coming. Dunque, ci rende molto felici ora elencare tutte le persone, gli enti, le istituzioni, i privati che hanno con noi, sono stati coinvolti in questa avventura. Quindi li elenco uno ad uno. Comincerei subito con Ties the Bind, il nostro workshop dedicato al mondo della produzione, che si svolgerà dal 3 al 7 maggio, che devo ringraziare il Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e AVE, Media Mundus, Busan International Film Festival. Passiamo ai partner tecnici del festival, quindi Arte Video, Big Computer, Cathay Pacific, EVR Media, Idee Prototipi, Italpol Group, Lignano Sabbiadoro Gestioni, che ci ha permesso di trasformare l'esterno del teatro in una spiaggia, Moroso, con cui abbiamo arredato l'interno del teatro, Red Army, SAF,
Gruppo Immobiliare Savoia, Gruppo ST. Per quanto riguarda invece i media partners, vanno assolutamente citati mymovies.it, Gazzettino, Cuva, Messaggero Veneto, nordesteuropa.it, Rai News, Best Movie. E gli ufficiali, gli sponsor ufficiali, i partner ufficiali della manifestazione sono Bachel, Consorzi del Prosciutto di San Daniele del Nord-Est, Goccia di Carnia, Korean Air, Concessionario Pronto Auto, Nonino, Sosushi e Veneto Banca. Naturalmente questa manifestazione non sarebbe stata possibile senza lo sponsor ufficiale, che quest'anno è AMGA, e senza il contributo del Ministero per i Beni Culturali, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, della Fondazione Krupp, della Camera di Commercio, della Confartigianato di Udine. Dunque non ci resta che chiamare qui subito sul palco il rappresentante del Comune di Udine, il sindaco Furio Honsel. E assieme a lui il presidente del teatro, della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Tarcisio Mizzau. Possiamo partire, sì. Un saluto quindi dal sindaco di Udine prima. Prego. Beh, un benvenuto caloroso, affettuoso a tutti gli ospiti che vengono da lontano, a tutti gli appuntamenti abituali. È un'occasione eccezionale per Udine, io sono molto orgoglioso come sindaco di poter ospitare questa manifestazione che, diciamolo pure, ci viene invidiata da tutta Europa. Io credo che dobbiamo essere molto riconoscenti al CEC per essere riuscito a creare qui a Udine questa occasione unica. Ebbene, io condivido completamente il punto di vista che la conoscenza, la cultura sono l'unico percorso per affrontare il XXI secolo, un futuro difficile, però un futuro che può essere entusiasmante, soprattutto se facciamo un passaggio, facciamo di tutto il pianeta la nostra patria. E trovarci qui con gli amici del Far East, sentirci tutti parte di un unico pianeta, ci fa sentire più forti e anche più pieni di speranza. Buon festival, 13° Far East Festival a tutti voi. Sono felice come padrone di casa, presidente della Fondazione Giovanni da Udine, di dare ovviamente il benvenuto ai nostri amici che vengono da lontano, ma anche ai cittadini udinesi che sono presenti e tutti quelli che assistono al festival. E per la Fondazione Giovanni da Udine, che si interessa di musica e di teatro, un completamento veramente signori, diciamo, questo festival che porta qui anche l'arte moderna per eccellenza, che è quella del cinema. La Fondazione Giovanni da Udine non è solo un ospite, è anche un co-organizzatore di questo festival, per cui potete immaginare come condivido tutto quello che è stato detto fino adesso e come sono felice di vedere il teatro pieno per assistere a questo evento, e quindi i migliori auguri di successo. Allora, grazie mille. Salutiamo anche il signor sindaco Furio Honsel e il presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, Tarcisio Mizzau, ma ci spostiamo in un altro villaggio con un altro sindaco, perché andiamo a Shama Town adesso. Siamo per vedere il film d'apertura di questa 13ª edizione del Far East. E questo film è un film d'azione, una caccia a tesoro in un villaggio sperduto appunto nel nord della Cina, che porta con sé questo sapore del vecchio West. Abbiamo il produttore in sala, che è Lu Yang, e facciamo salire il regista di questo film, Li Weiran, dalla Cina. Li Weiran, il regista di Welcome to Shama Town, sarà uno dei nomi che il Far East Film Festival cercherà di sottoporre all'attenzione del mondo occidentale. Li Weiran. Ciao, Udine.
我想说 Welcome to Shamatown 是我的第一部电影，然后乌迪内是我参加的第一个欧洲电影节，这对我来说可能有一个相当重要的意义。Allora, Welcome to Shamatown è il mio primo film e il Faris Film Festival è il primo festival internazionale al quale il mio film partecipa, quindi sicuramente questa per me è un'occasione indimenticabile. 谢谢那个大会对我的邀请，然后希望大家喜欢我的电影。Ringrazio molto il festival per avermi invitato e spero che il mio film vi piacerà. Grazie molte. Welcome to Shamatown, un film tra storia e leggenda. Il Faris, la sua 13ª edizione, sicuramente è già storia. Non sappiamo quale sia il domani di questa manifestazione, ma nel frattempo potremo fare con Clement Chang, che è l'autore di questo trailer, il festival trailer, che vedremo ora di 20 secondi, tutti insieme. Ti è alla cattiva sorte. Buona fortuna, good luck, enjoy the festival.